possa essere più utile quello che vi dirò questa sera. Però voglio dirvi prima una cosa. Mi piace sempre ricordarlo perché le ripetizioni, le abitudini sono delle ripetizioni, e grazie, vedremo anche per un titolo specifico per capire se sono abitudini utili o non utili. Dopo dobbiamo vedere come classificarle. Avete davanti un foglio che vi aiuterò a compilare. Dicevo, più che dirvi chi sono io, mi piace ricordare una cosa. Io mi definisco una persona curiosa alla ricerca costante di strumenti per migliorare la qualità della vita mia e delle persone che sono vicino a me. E come lavoro faccio il formatore, il coach, e condivido con le altre persone quello che conosco. Ma soprattutto sono un ricercatore indipendente. Quello che vi dirò stasera è frutto di una serie di studi fatti che poi sono stati messi insieme da me. Però vi dico una cosa, non è verità assoluta. Quindi non prendete per vero ciò che vi dico, anche Ettore l'ha detto prima. Perché anche pensare sempre alla stessa maniera è una abitudine. Siamo davanti a un problema, a pensare alla stessa maniera, invece di aprire la mente, perché il nostro cervello, la nostra mente funziona per programmi automatici, e uno dei programmi di base del nostro cervello è la comparazione. Tendenzialmente cosa facciamo? Abbiamo un problema, abbiamo già un programma mentale o un'abitudine di comportarci in una certa maniera, e cosa succede? Proviamo una nuova strada, il nostro cervello prova a metterlo in comparazione, no, è troppo scomoda l'altra, e tiene buona la vecchia abitudine. Quindi stasera vi chiederò uno sforzo. Date per vero tutto quello che vi dico, dopo, come ha detto giustamente anche lui, dubitatevi. Andate a verificare se quello che vi dico vi può essere utile. È un altro programma mentale del nostro cervello, ce ne sono tantissimi, stasera ne vedremo due, che sono le credenze e gli anni. Sono abitudini. Gli anni. La maggior parte delle vostre abitudini sono anni. Un altro programma mentale è quello del giudizio. Tu hai fatto così, ma attenzione, non è solo il giudizio verso le altre persone, è il giudizio che ci diamo noi stessi. E quando noi ci giudichiamo, tendenzialmente non andiamo avanti. Altra cosa che vi consiglio è di sospendere il giudizio nei vostri confronti. E quindi prendete, scrivete, non preoccupatevi se mi hanno detto che è giusto, mi hanno detto che è sbagliato. Anch'io probabilmente dirò delle cose che a voi non torneranno, perché magari siete abituati a pensare in una certa maniera, ma soprattutto possono anche essere cose che non vi tornano, perché non è verità assoluta. Dubitate dalle persone che vi dicono che hanno la verità assoluta, non ce l'ha nessuno. Per un motivo, che non esiste una formula matematica uguale per tutti, ognuno di noi ha un'esperienza diversa, un modo di pensare diverso, un modo di sentire diverso, un modo di interagire diverso con le altre persone. E quindi non è possibile che quello che va bene per me può andare bene per voi. Ci può essere una regola, sono delle regole certe che possono essere applicate, ma ognuno di voi la deve applicare, diciamo, attraverso la propria personalità. Ok? Io stasera vi aiuterò a fare una cosa. Uno, a classificare le abitudini, non a giudicare, classificare. È fine la differenza, ma è molto più potenziante dare una classificazione piuttosto che un giudizio, perché c'è un giudizio, la parola com'è? Esatto. La utilizziamo in maniera negativa, o le diamo un concetto di negatività. Giudizio non è negativo né positivo. Attenzione che andiamo a fare un esame. Il giudizio abbiamo già subito paura del voto basso. Cioè non è che mai pensiamo al voto alto, perché il giudizio già, poi abbiamo un giudizio già e cominciamo già a tremare. Quindi andremo a vedere che cos'è un'abitudine, quali sono i presupposti di un'abitudine, andremo a riconoscere le vostre abitudini, perché voi non potete cambiare una cosa che non conoscete. La maggior parte delle abitudini, come diceva anche prima Ettore, sono inconsce. Noi le mettiamo in atto, però abitudine non vuol dire solo un'azione. Abitudini sono anche gli atteggiamenti. Trovarci a
reagire in maniera simile, cioè scusate, in maniera uguale davanti a situazioni simili. È un'abitudine. Il rimandare, vi è mai capitato di rimandare certe situazioni? Capita qualcuno? È un'abitudine. E andremo a vedere perché si creano le abitudini. E andremo a vedere perché è difficile cambiare le abitudini. Ma poi andremo a vedere come si possono sostituire e come si possono attivare. La promessa ha tre passi fondamentali per cambiare le tue abitudini e migliorare la qualità della vita. Lo ricordate? Avete un foglio, adesso poi entrerò con un navigatore a compilare questo foglio. Siete abituati a scrivere? No. È l'abitudine. Avete fame? No. È un'abitudine. È una necessità trasformata dal nostro corpo in abitudine. Perché noi l'abbiamo scandita al mattino, a pranzo. E a cena, è diventata un'abitudine. Quante volte vi sedete a tavola per abitudine? Quante volte vi sedete a tavola perché avete veramente fame? Attenzione, perché il nostro corpo si è abituato, le nostre cellule si sono abituate a quell'abitudine. E il vostro atteggiamento, il vostro modo di rispondere, il vostro modo di guidare è diventata un'abitudine e alla fine sta diventando il vostro destino. Non mi ha detto cambia il tuo destino, cambieranno le tue abitudini. C'è quel Talmud, come stato dal Talmud ebraico, il libro sacro, che dice che i tuoi pensieri perché diventeranno delle parole. Tenete d'occhio le vostre parole perché diventeranno delle azioni. Tenete d'occhio le vostre azioni che diventeranno atteggiamento. Tenete d'occhio il vostro atteggiamento perché diventerà il vostro carattere. Tenete d'occhio il vostro carattere perché diventerà il vostro destino. Avete mai sentito? Ah, ma il carattere non si cambia. Una persona scontrosa è scontrosa. Ma se questa persona scontrosa per abitudine, ci siamo mai chiesti perché è scontrosa? No, lo giudichiamo scontroso. Magari è scontroso perché ha un tutto suo vestito. Però lo giudichiamo. Attenzione, la sospensione del giudizio è la cosa più difficile che si possa fare. Diciamo che si può attenuare. Un carattere si può cambiare o no? Una persona che è abituata a fare del male agli altri sarà sempre così? Attenzione, quante volte avete detto il mio carattere così non si cambia? Quante volte avete pensato? Quante volte ve l'hanno detto? Ah, ma le persone, se tu prima chi nasce tondo non muore quadrato. E chi l'ha detto? Lo dicono e vi spiegherò dopo perché c'è un motivo semplicissimo. Perché non si possono cambiare, si fa fatica a cambiare l'abitudine. Quindi, se io cambio il carattere, cambio quello che faccio, ma soprattutto come lo faccio, posso avere un destino diverso? Attenzione che poi arriviamo in un campo che stasera non riusciamo a approfondire, che è il campo emotivo. Tutto ciò che noi facciamo, azioni, e tutto ciò che noi vogliamo ottenere nella nostra vita è per soddisfare lo stato emotivo. Quindi a volte ci focalizziamo su quella cosa senza pensare al vero motivo per cui vogliamo quella cosa. Magari quello stato emotivo che noi vogliamo provare lo stiamo già provando da altre parti. Il problema è che siamo mentalizzati per abitudine. Partiamo da questo schermino, così comprendiamo come funziona la nostra vita. Io lo chiamo stato attuale. Cos'è lo stato attuale? È quello che siete oggi. La vostra identità, l'insieme delle vostre capacità, l'insieme delle vostre risorse, l'insieme anche di quello che avete conquistato nella vita, la vostra storia, successi, esperienze. Oggi voi siete un insieme, la vostra identità è costituita da tantissime cose,
dal vostro carattere, che però è pensiero ripetuto nel tempo, quindi diventa parola, azioni ripetute nel tempo, diventa atteggiamenti, carattere e destino. Se c'è qualche domanda, fermatevi. Se c'è qualche concetto che magari sfuggi, cercherò di essere più semplice possibile, perché la praticità, a volte pensiamo che la vita sia complicata, sia, invece è molto più semplice di quello che pensiamo. Infatti ho creato un blog che si chiama Autostima Pratica. Pratico, veloce, che mi piace. Un po' perché mi piace essere pratico, è una cosa che vedrete nella mia deformazione personale, è che non mi dirò solo le cose, perché se mi dicono le cose, sì, lo so, quando faccio gli incontri, a volte i primi incontri, one to one, sessione, questo, perché, ah lo so, la domanda, sì, beh, lo fai? Volete cambiare? Chi di voi vuole cambiare? Chi di voi vuole migliorare? Ci sta, non è giusto per cambiare e migliorare. Bisogna, è fondamentale, uno, informarsi, due, formarsi, tre, sperimentare, agire, e poi una parola magica, bellissima, che è condividere e collaborare. Perché che vi piace o non vi piaccia, noi esseri umani siamo qua per uno scopo ben preciso, che è quello di accettarci e avere la riprova sociale, essere accettati dagli altri. Anche qui vi do del qui, sarebbe da parlare delle ore su questo, però ricordatevi che è fondamentale, se noi cerchiamo la riprova sociale è una cosa normale, perché io penso di essere bravo, bello, tutto, però qui da una parte non c'è questa corrispondenza. Allora cosa succede? Potrei cominciare a non pensare più di essere più bravo. L'autostima è una valutazione, quindi è normale che noi prima ci accettiamo, poi dobbiamo anche farci accettare dagli altri, perché viviamo in comunità, viviamo in misura dell'altra. Quindi stato attuale è tutto quello che siamo adesso. Poi c'è uno stato desiderato e qui arriva il primo errore. Stato desiderato, all'interno dello stato desiderato ci sono i vostri obiettivi, che cosa volete e perché lo volete. Il problema è che a volte quando si parla di un obiettivo, vedete un po' se risuona anche in voi questo, pensiamo sempre a delle cose lontane da noi, sempre a lungo termine, mai a breve termine. Ogni giorno è un obiettivo, perché io miro sempre qua. Qual è il problema? Che se non arrivo, giorno dopo giorno mi demotivo. Infatti chi ha fatto corsi con il canale obiettivo vi dico sempre di segmentarli, cioè non pensare solo al ma tutti i giorni fate qualcosa, e fare tutti i giorni qualcosa, che cos'è? Una? Ogni proposta, lunedì, tutti i giorni faccio, e poi che cosa succede? Entrano dei blocchi che sono i motivi per cui facciamo fatica a cambiare gli obiettivi. E ovviamente da qua a qua che cosa ci sono? Le azioni, che cosa faccio, come lo faccio, e le azioni ripetute possono diventare le abitudini. Il secondo grosso problema qual è? Che noi pretendiamo o speriamo o ci illudiamo che la strada da qua a qua sia così. Invece la tabella, la strada da qua a qua potrebbe anche essere così. E allora quando non riusciamo a arrivare subito, per abitudine cosa facciamo? Ci mettiamo prima. È un'abitudine. Quando mi dico vivere giorno per giorno, vuol dire ok, io parto, voglio arrivare là, però oggi c'è il cantiere chiuso, c'è la strada chiusa, perché c'è un cantiere. Cosa faccio? Ma io sono abituato a fare sempre questa strada. Esco. Un consiglio, se siete sull'autostrada, soprattutto sulla Salerno-Reggio Calabria, se vi dico di uscire, voi fermate di uscite, non chiedetemi perché, uscite, no? Rio Negro, uscite, fate le mulattie, non importa, ma uscite. Tante volte l'autostrada dice uscire, poi ma no, ma dai, ma mettiti che ci metto di più. Cosa succede sempre? Ma probabilmente bloccati,
Perché per il nostro cervello creare una strada nuova è fatica. Le abitudini sono la comodità, come gli animi. Cambiare semplicemente, cambiare al mattino la strada, e se poi non lo traffico, chi è che di voi tutti i giorni fa una strada diversa? È un'abitudine. Fare strada diversa è un'abitudine. Ok, chiaro? Perché questo ci servirà anche dopo. Uno, perché quante volte pratichiamo questa strada sia dritta? Quante volte mi rendo conto che questa strada potrebbe essere? Però attenzione, se noi continuiamo a guardare solo qua e non guardiamo i nostri obiettivi quotidiani, tendenzialmente quando arriviamo qua, se va bene ci demotiviamo, cioè già se va male ci demotiviamo e ci lottiamo. Anche la costanza è un'abitudine. Non si nasce costanti. E non si nasce neanche procrastinatorio. Quando dico questo ci si accampola la pelle. Non si nasce oppure rimandatore seriale. Qualcuno pensa di essere un rimandatore seriale? Non si nasce, si diventa per abitudine. L'abitudine è un pensiero, un'azione, un atteggiamento ripetuto nel tempo. Alzarsi tardi o presto la mattina è un'abitudine. Rimandare è un'abitudine. Impegnare il vostro tempo con faccende poco utili è un'abitudine. Perché? Quali sono i presupposti? Primo presupposto: noi non possiamo non fare nulla. La cosa più difficile per essere umana è non fare nulla. E quindi dobbiamo riempire il tempo. E poi scatta il ritratto su ora tempo. È anche l'abitudine di agire nell'ultimo momento. Ci sono persone che agiscono per ispirazione, abitudine, ci sono persone che rimandano e agiscono per disperazione. Sempre 95% disperazione, 5% ispirazione. Rimando per abitudine, poi arrivo all'ultimo momento, il capo mi dice che devo consegnare assolutamente, allora corro. Ma cavolo, se riesci a farlo in un giorno, perché non l'hai fatto un mese per abitudini? Quindi cominciamo a comprendere quanto le abitudini possono migliorare o peggiorare la qualità della vita. Primo presupposto: non si può non fare nulla, dobbiamo per forza riempire il tempo a nostra disposizione. Come? Non possiamo non pensare. Smettila, non pensare, tu dici una persona di non pensare, questa pensa, perché per non pensare deve pensare. Non si può non pensare, ma si può dirigere il pensiero. Non si può non fare nulla, ma si può fare qualcosa di utile. Terzo presupposto, le creiamo noi. E quindi come le creiamo? Quarto presupposto, e questo è il più difficile da comprendere, perché a volte è a livello inconscio, ogni abitudine che abbiamo creato l'abbiamo creata per un motivo. Tutte le vostre abitudini, e poi devo dire quali sono i motivi per cui si creano le abitudini. Le abitudini non si creano a caso. E anche quando vi sembra di non avere una valida motivazione, è anche quella. È una valida motivazione, è la demotivazione. Noi possiamo o fare cose positive o utili, o cose negative, non utili. Attenzione che il concetto positivo e negativo siamo noi che a volte pensiamo, io usiamo questi due segni, perché comunque li stiamo utilizzando e li utilizzeremo sempre, però. La luce elettrica ha bisogno di un polo positivo e un polo negativo. Noi siamo energia che ha bisogno di un polo positivo e un polo negativo. La nostra vita è fatta di alti e di bassi. E a forza di alternarsi crea un equilibrio. O lo faccio per una cosa che mi è utile, o lo faccio per una cosa che non mi è utile, o lo faccio per una cosa neutra. Però attenzione, che nel neutro non si può fare l'equilibrio sempre.
Quando sarete in equilibrio, avrete trovato il vostro equilibrio, vuol dire che sarete. Il nostro quarto. Quando arrivi in equilibrio, non c'è più l'altra marza. Ok? Quindi le abitudini sono ripetizioni, si classificano, secondo me, in utili o non utili, sulla base di che cosa? Ma prima di arrivare alla classificazione avete un bel foglio davanti, scrivete in alto la data, l'unico campo, perché vi do un foglio? Perché, tanto per cambiare, se vi piace fare cose pratiche, almeno praticamente le scrivete, le fissate, perché tante volte, mi ricordo, ma senti preoccupare, mi ricordo, non è obbligatorio scrivere loro, però lo fissate e mettete la data. Quindi fra un anno andrete a vedere sotto foglio, vi consiglio di andarlo a rivedere e andate a vedere la differenza da A. E se no il nostro cervello continua, insieme anche a te, continua a immagazzinare le informazioni, ma se poi non le ritiene utili, le scappa. Quindi prima cosa, data. Seconda cosa, lasciate stare questo riquadro qua, in questa casella scrivete di getto le vostre abitudini, le abitudini che vi vengono in mente, le vostre abitudini. Come già selezionate quelle un po' più abitudini. Quindi qua scrivete ho l'abitudine di. Ovviamente non verrete, cioè è una cosa che rimane a voi e quindi siate liberi di scrivere quello che vi sentite. Al massimo poi vi giudico io dopo. Scrivete qua, ho l'abitudine di alzarmi presto la mattina, ho l'abitudine di alzarmi tardi, ho l'abitudine di andare a dormire tardi, quelle abitudini che voi ogni tanto dite voglio cambiare questo. Vi è mai capitato? Ok, cominciate a prendere prima quelle, mettetene un 4, 5, 6, queste sono come indicazione, poi se avete piacere ve lo mando via mail, bianco così, e ve lo compilate quando volete. Perché qua ci sarà la prima fase. Ci sarà la seconda fase di cambiamento, ci sarà la fase di attivazione delle nuove abitudini. Ok? Dico scusate, è un segnale che il foglio cambia. No, segna quelle che hai adesso. Segnate le abitudini che avete adesso. Non vedete che sono giuste e sono sbagliate, segnate le abitudini.